Ok. Salve a tutti popolo di InSport e benvenuti in questo nuovo video sempre pronto consumo. Allora, oggi parleremo di un argomento che forse farà storcere il naso a più di qualcuno. Che, un attimo una cosa. E che mi sono dimenticato di chiudere la porta, essendo che stanno facendo come al solito ormai lavori da 4-5 mesi, non lo so che cazzo stiano facendo qua. Forse un pozzo petrolifero, non lo so. Comunque, stavo dicendo, come se la porta salvasse un pochettino la questione, si sente comunque. Allora, oggi parleremo di un argomento un pochettino controverso, farà storcere il naso a qualcuno, che è quello della riabilitazione, della riatletizzazione e comunque della parte, tutta la parte fisioterapica, del potenziamento e del lavoro in team. Allora, strano come queste tre componenti debbano andare di pari passo, queste componenti, cioè praticamente il lavoro in team, appunto come dice la parola stessa, non è un lavoro del singolo, ma è un lavoro che comprende più professionisti, ognuno per il proprio campo di appartenenza, per il proprio campo di studio e quant'altro. Allora, io ho visto anche sulla mia pelle come molte volte i fisioterapisti si sostituiscono anche ad preparatori atletici o comunque a kinesiologi, e come i kinesiologi a loro volta si sostituiscono al fisioterapista. Beh ragazzi, non è così, cioè nel senso, quello che almeno io parlo per me, quello che per nella mia città, quello che ho potuto vedere è che ognuno, tutti fanno tutto, non è mentalmente possibile, non è proprio anche a livello di responsabilità possibile, perché per un semplice motivo: il fisioterapista studia nei suoi anni di studio che cosa? Tutto quello che riguarda la fisioterapia, cioè come sbloccare delle articolazioni, come trattare un paziente che magari è immobilizzato, come per esempio creare anche un minimo di potenziamento, studia le macchine fisioterapiche e tutto quello che ne concerne, insomma, quindi trattare un paziente con problemi ai legamenti, trattare un paziente con problemi magari di spalle, però più sulla cartilagine, insomma tante componenti. Il kinesiologo, di cui faccio, insomma, è una categoria che a me è molto cara per ovvi motivi, perché faccio parte pure io, tratta nel suo corso di studio tutto quello che è una riatletizzazione, ok, un bilanciamento dell'allenamento, e studia tutte quelle componenti che servono, che vi posso assicurare non sono poche, che servono per creare dei presupposti per cui il nostro atleta non vada più dal fisioterapista. Il nostro obbligo è quello di non mandare il soggetto dal fisioterapista, dall'ortopedico o dal dottore. Di base è questo quello che dobbiamo fare noi. Perché il lavoro in team? Io ho visto che anche per quanto riguarda la mia riabilitazione, alcuni fisioterapisti venivano e mettevano bocca su quello che stessi facendo, no? Ah, ma devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro. Io provavo a seguirli, nonostante i 5 anni di studio, nonostante tutti i corsi che ho preso, nonostante l'esperienza che ho avuto in palestra, provavo a seguirli, mi trovavo malissimo. Ma non perché il fisioterapista fosse incapace, alto là, io ho trovato veramente persone di grande cuore, ma però la questione era semplice: se tu, ma però non si dice, vabbè comunque, se tu hai studiato per sbloccarmi l'articolazione, tu mi puoi dare delle linee guida per quanto riguarda il potenziamento, ok? Però ricordi sempre che uno, il paziente è quello che sente il dolore e sa fino a quel punto si può spingere in maniera autonoma. Due, stai parlando con un soggetto che sa che tipo di muscolo deve utilizzare per il potenziamento magari di tutta la parte dell'arto inferiore sinistro, e sa che tipo di lavoro deve andare a svolgere. Io ho provato a seguire quello che mi hanno detto i fisioterapisti del potenziamento, mi sono trovato malissimo. Ripeto, non perché fossero gente che non sapeva il mestiere, non lo conoscevano, perché semplicemente conoscono un potenziamento, cioè è quello. Vai sulla macchina, leg extension, ti fai un pochettino di estensione, ti fai qualcosa sul gluteo, ti fai qualcosa sempre di macchine sul bicipite femorale, su tutta la parte semitendinoso, semimembranoso e quant'altro. Sì, indubbiamente, ci sta, lo faccio, l'ho fatto e lo farò, però quando tu tratti un paziente,
devi mettere in considerazione anche che deve recuperare equilibrio, deve recuperare statica, deve recuperare il passo, deve recuperare sicurezza, cosa che il fisioterapista non fa. Ok? Devi farlo lavorare con le Bosu, devi farlo, io faccio così comunque, devi portarlo in condizioni che quando cammina o c'è un inciampo lui è sicuro. Il potenziamento, quello ragazzi, ci sta, però la riatletizzazione e la riabilitazione in toto non la fa soltanto il fisioterapista. E da qua nasce appunto il lavoro in team. Avere un soggetto, ok, che lavora a fianco ai fisioterapisti, che lavora a fianco a un medico dello sport, che lavora a fianco ad un ortopedico, ok, questi specialisti che lavorano a fianco, appunto, che non sono uno sotto, uno sopra, l'altro sopra a gradini, no, 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 sono tutti messi in cerchio, proprio una tavola rotonda, che se conoscete la storia mi avete capito. Per chi non lo sapesse, la tavola rotonda era rotonda perché non ci dovevano essere capotavola. Di base a questi, tutti erano uguali. Ecco, la stessa cosa la fanno, il culo così, no? La fanno praticamente, lo dovrebbero fare i professionisti. Cioè, nel senso, creare questo cerchio intorno al soggetto dove tutti sono uguali, dove il medico dello sport e l'ortopedico fanno un tipo di lavoro, dopo il fisioterapista e il kinesiologo ne fanno un altro, ma entrambi puntano al benessere del soggetto. Entrambi, scusate, tutte e quattro puntano al benessere del soggetto. Ok? Questo di base è il lavoro in team. Naturalmente io il lavoro in team si può dividere, partire, fare, comunque dipartire, si può spostare su diversi tipi di campi, sul campo terapeutico, sul campo nutrizionale, sul campo psicologico, sul campo manageriale, sul campo dell'economia, della giurisprudenza e quant'altro. Io quelli sono campi che non me ne frega tanto perché, ok, seguo la politica e quando sono affari della politica, io parlo su questo canale di sport e vi dico che un lavoro in team è un lavoro che può dare e dà delle soddisfazioni che voi non potete minimamente immaginare. Perché il soggetto è a contatto con più persone, ok? Quindi mentalmente non vede sempre lo stesso e si può stancare. Si mette a disposizione anche degli altri, gli altri si mettono a disposizione di questo soggetto. E ognuno ha un lavoro settorializzato per il campo di studi, ok? Cosa principale ed importantissima. Quindi ragazzi, quando pensate che andare dal fisioterapista, o andare dal kinesiologo, andare dal medico vuol dire trovare il sacro graal che non vi serve più niente e nessuno a fianco, state sbagliando di grosso. Perché il medico si appoggia sicuramente a qualche fisioterapista o comunque a qualche centro fisioterapico che si appoggerà giustamente a delle persone che faranno un po' di tutto. E fare il po' di tutto non va bene, ok? Bisogna fare il proprio e farlo bene. Spero che sia chiaro, va bene ragazzi? Un'ultima cosa vi dico, io ho trovato un centro fisioterapico qua nella mia città che faceva fare i corsi preparto ad un fisioterapista. I corsi, non preparto, scusatemi, i corsi per la donna in gravidanza, ok? Ad un fisioterapista, attività fisica per la donna in gravidanza, ad un maschio che non aveva avuto mai il ciclo perché essendo maschio non poteva capire i problemi che avevano le donne, per farvi capire. Figuratevi se poteva capire che cos'era avere un bambino in pancia. Ok, vi dico che questo centro a distanza di pochi mesi da questa grandissima iniziativa è stato chiuso e persone ostetriche con il master in PTO, personal trainer ostetrico, cioè praticamente hanno studiato per fare quello, venivano scartate. Detto questo, ragazzi, penso che il discorso sia abbastanza chiaro. Oltre al fatto della fisioterapia per riabilitazione, anche questa bellissima cosa diventano anche ostetriche i fisioterapisti. Io non ce l'ho con i fisioterapisti perché mi stanno salvando un ginocchio, mi hanno salvato una spalla quando ho avuto i chiodi. Io ce l'ho con tutti quei centri che pur di non pagare, o che i proprietari dei centri, pur di non pagare un professionista del settore che rimanga là e segua la persona da quel punto di vista e la faccia migliorare, sono disposti a caricare di lavoro, i lavoratori, appunto, i soggetti che ci sono, i fisioterapisti, ok, a caricare loro di lavoro, poi arriveranno a fine serata che sono da buttare perché sono stanchi morti, poverini, e li ho visti di persona, e non si tengono manco più in piedi. Ecco ragazzi, non si fa così. Lavoro in team, ok, deve essere qualcosa che deve riguardare i fisioterapisti con i propri limiti, i kinesiologi con i propri limiti, gli ortopedici e medico dello sport con i propri limiti. Ok, ognuno deve operare nel campo di appartenenza. Ci
Spero che sia chiaro, va bene? Ragazzi, come al solito sapete cosa fare, link, sì, link, vabbè, link sono in descrizione, Instagram, in.sport.fit, WhatsApp, no, WhatsApp non ve lo do, e commenti, iscrivetevi, ok. Buon allenamento di sport, ciao ciao!